Siamo qui al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci per intervistare i ragazzi e sentire cosa ne pensano della nostra campagna e del problema dell'alcol in generale. Andiamo! Ciao, sai che cos'è questo? No. Ah, questo è un etilometro e te praticamente lo usi per misurare il tasso alcolico del sangue. Te lo useresti? Se necessario, sì. Senti, te sai che cos'è questo? Non è un altro bicchiere di birra? No. Non ho idea di che cosa sia. Non lo so. Questo no. No. No, non ne ho la più pallida idea. No, sinceramente no. È un etilometro. Un test per il tasso alcolico. Te lo useresti? Sicuramente sì, anche perché è da poco che ho preso la patente. Ma indubbiamente io sono nella filosofia che prima di guidare non bevo mai, però quando bevo, bevo tanto e quindi penso di non aver bisogno dell'etilometro comunque. Sì, ma anche per la sicurezza comunque degli altri soprattutto, ma soprattutto per noi stessi in primis. Beh, sì, probabilmente se dovessi guidare, prima di mettermi alla guida lo userei. Ma secondo te quanto è importante l'alcol per una buona riuscita nella serata? Ma dipende sia dallo stato, cioè dallo stato emotivo della persona, però in generale diciamo che dà una buona mano l'alcol per far decollare la serata. È importante se uno si vuole divertire veramente, però ovviamente nei limiti. Zero, per niente. Non ho mai bevuto la sera e quindi penso che bere, anzi, sia controproducente per la buona riuscita della serata. No, penso sia inutile, anche se poi in realtà i giovani bevono quasi tutti, poi insomma anch'io quando esco, ma non penso sia indispensabile per il divertimento. Ma sicuramente dipende dal tipo di serata, tipo per una serata tra gli amici penso comunque la componente alcolica insomma ci voglia, però in generale non penso che l'alcol sia strettamente necessario per divertirsi, aiuta ma non è fondamentale. Ma assolutamente da 1 a 10 darei 0 assolutamente. Abbastanza diciamo. Vabbè no, dipende se... Non so, dipende dal tipo di serata. E secondo te quanto bisogna bere prima di non essere più abile a guidare? Ma secondo me per guidare uno non deve bere niente, massimo un bicchiere di birra, ma ognuno poi sa per sé. Io non bevo mai niente prima di guidare, guido il motorino, non bevo mai niente prima. Io personalmente ho avuto diverse esperienze in cui ho bevuto parecchio, però sono stato capace di guidare. È chiaro che il livello di rischio si alza notevolmente. Probabilmente questa cosa varia da persona a persona. Io con un bicchiere di vino probabilmente sarei eccessivamente brillo per guidare. Dipende, molte persone poco. Anche tipo io. Già tipo dopo 3 birre c'è gente che non si regge già in piedi delle volte. Beh, dipende. Dipende da cosa si deve bere prima di tutto. Perché magari una birra ce ne vuole un po', tipo 4 o 5. Però se uno prende subito un subito alcolico, è diverso. Da quello che so basta molto poco per raggiungere un tasso alcolico abbastanza alto da variare diciamo quelle che sono le caratteristiche necessarie per una buona guida, quindi basta molto poco.